Dal Vangelo secondo Marco. Inizio del Vangelo Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui da tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me, io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Buona domenica d'Avvento a tutti, cari amici, care sorelle, cari fratelli. Si ritorna col Vangelo di Marco, però all'inizio. E l'inizio ha una sua potenza, una sua forza. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. L'inizio del Vangelo è un'esplosione che ci dice bella notizia, vi vengo a portare una bella notizia. Il Vangelo è questa cosa, non è altro che una notizia che non ha più e non fa più leva sulla legge, ma è una persona viva, Gesù Cristo, Figlio di Dio. È un nuovo rapporto che ci viene offerto, un rapporto con Dio. È un rapporto che non va conquistato, ma un rapporto che va accolto. E bisogna conformarci a questo rapporto. Bisogna accogliere questo rapporto che è un rapporto d'amore, un amore diffusivo dentro di noi. Chi si presenta come il preparatore di questa accoglienza, di questo modo nuovo di presentarsi di Dio nella storia, si chiama Giovanni, che significa il Signore è misericordioso, il suo nome. Giovanni che battezza, il rito battesimale prima dell'esperienza cristiana, cioè, e stava a indicare un'immersione nell'acqua, quindi un'immersione in un bacino, in un fiume, che significava cambiamento di vita. Ad esempio, uno schiavo che aveva acquisito la libertà compiva questo rito, si immergeva nell'acqua per indicare che c'era un cambiamento nuovo, quindi un segno di morte al passato per iniziare una storia nuova. Ecco, il Battista immerge nell'acqua per questo cambiamento di vita, per preparare il popolo che c'era, il popolo di Israele, l'umanità intera, ad accogliere colui che avrebbe portato un cambiamento di vita radicale. E nella cultura ebraica, con la traduzione greca, abbiamo due modi per dire questa conversione. Il primo modo era compio dei gesti rituali esterni che segnalano un cambiamento di vita. L'altro invece modo per indicare questo cambiamento di vita era indicato da un altro, dallo stesso verbo con un significato diverso, che indica invece un cambiamento interiore, un cambiamento dell'anima, un cambiamento della persona. Accogliere colui che viene e come lui andare verso gli altri, questa era la conversione. Ora, il Vangelo di Marco usa questo secondo termine, un profondo cambiamento interiore. Se prima hai vissuto facendo delle cose per Dio, ora non devi più fare nulla per Dio, devi accogliere l'incontro con Lui e trasformare la tua vita. Ebbene, l'effetto di questa conversione è il perdono dei peccati. Ci si immerge in quest'acqua e si trova una redenzione, un cambiamento radicale. Ed è interessante, non c'è più bisogno di andare a Gerusalemme a fare dei riti per sperimentare e carpire questo perdono. No, il Battista chiama al fiume Giordano e chiama proprio quelli di Gerusalemme. Capite allora che qui c'è una ostilità forte, perché questo creava una tensione contro la cultura religiosa del tempo.
la gente non deve più andare a Gerusalemme, ma deve andare al fiume. La gente non trova più la liberazione a Gerusalemme, ma nel Giordano. Attenzione, il Giordano era il fiume che permetteva all'uomo, al popolo dell'Esodo, di entrare nella terra promessa, quindi dalla schiavitù alla liberazione. Qui avviene il contrario, la liberazione non è più in Gerusalemme, ma è dentro il fiume Giordano per trovare la liberazione del peccato. Questo chiaramente creava qualche difficoltà alla cultura ebraica, in particolare alla cultura religiosa del tempo, perché allontanava anche la gente da Gerusalemme. Stare a Gerusalemme, andare al Tempio, vuol dire anche acquisire fondi, soldi. Vi ricordate Gesù cosa dice? Quando davanti al Tempio caccia tutti i cambiavalute, erano soldi che arrivavano, ma portarli sul fiume, portarli sul Giordano, e le folle andavano lì, andavano a cercare il Battista. Gli abitanti di Gerusalemme, che hanno a due passi il Tempio per ottenere il perdono dei peccati, hanno compreso che il perdono dei peccati non può avvenire attraverso un rito, ma attraverso un profondo cambiamento di vita. E allora corrono dal Battista. L'attività del Battista va a toccare proprio uno dei nervi scoperti dell'istituzione. E Giovanni annuncia: io vi battezzo con acqua. Non posso comunicarvi la forza e l'energia per vivere questa realtà. C'è bisogno di un annuncio nuovo e deve venire colui che battezzerà nello Spirito Santo. Ecco qui la novità. Sì, lui dà questa pista, indica la via, ma non è lui la via. Indica la strada, ma non è lui la strada. Indica la modalità con cui imparare a ricevere, a predisporsi a questa accoglienza, ma la forza e l'energia non gli viene da lui. È lo Spirito Santo, è lo Spirito di Cristo, l'energia nuova che cambierà e allontanerà l'umanità dal peccato, anzi distruggerà il peccato. Questo è l'annuncio pieno di Gesù. Mi ha colpito tantissimo quell'immagine che forse tutti noi abbiamo visto il 24 di ottobre, quel gesto compiuto da una donna ebrea che viene rilasciata da Hamas a Gaza. Vi ricordate? Questa donna, chiamata Yocheved Lischitz, 85 anni, una delle quattro donne rilasciate dai terroristi che il 7 ottobre scorso la sequestrarono e condussero tutti nella striscia di Gaza, insieme a tutte le 240 persone. Questa donna, al momento del suo rilascio, è stata la prima rilasciata a Gaza, il 24 ottobre. Appena salta giù da questa jeep dei terroristi, si gira verso il terrorista di Hamas, che la sta liberando. E cerca la sua mano per stringerla, gli dice Shalom. Una donna che ha vissuto 17 giorni prigioniera, dopo tutto quello che ha visto, si gira verso i suoi carnefici e gli dà la mano, dicendo pace. Shalom in ebraico non è semplicemente facciamo pace, ma ti dono tutta la mia forza, tutta la mia capacità, perché io e te possiamo vivere pienamente in una pace che non è frutto soltanto dalle nostre forze, ma di Dio stesso. Penso che quel gesto è un gesto redentivo, un gesto frutto dello Spirito Santo. È un gesto che ridona dignità anche al terrorista, dicendo: guarda che io credo nella tua umanità e la voglio far risorgere. Anche lì lo Spirito di Cristo ha agito. Andiamo alla ricerca di questi gesti e impariamo anche noi a seminarli, per essere veramente capaci di vera conversione.